mercoledì e come sempre a quest'ora. La scossa con Francesco Del Sio. E allora andiamo, come più volte anticipato, ed è bello, caro Francesco, salutarti commentando insieme e ringraziando tutti gli amici che il mercoledì in particolare, ma durante la settimana, twittano, mandano messaggi parlando di anticupismo. Buongiorno a Francesco Del Sio. Buongiorno, sto facendo una riverenza visto che ci vediamo anche in video. Grazie, grazie. Grazie per la riverenza, Francesco. Sappiamo che anche oggi hai un ospite, tra l'altro, proprio di una situazione di veri giovani, 30-40 anni proprio, no? Sì, Giussi, come al solito fatemi fare una battuta iniziale però, perché combattere il cupismo vuol dire anche essere flessibili, no? Adattarsi alle situazioni. Ecco, noi qui a Roma RTL ci adattiamo molto bene alle situazioni perché in questo momento abbiamo in regia Gigi Tornari, il direttore delle news di RTL. Direttore, buongiorno. È un segnale meraviglioso, fatemelo Ciao, dire. Ciao Gigi, mi raccomando, se mi sbagli l'inquadratura però, poi ne parliamo. No, ma l'inquadratura la facendo a Milano, credo. Eh beh, lui però può girare le camere. Sì, esatto. È bellissimo. Allora, oggi qui a Roma in studio, tra l'altro, abbiamo con noi un quasi quarantenne, si chiama Stefano D'Empoli, lo ringrazio subito per essere qui. Ciao Stefano. Ciao, ciao Francesco. Buongiorno. Allora, abbiamo invitato Stefano perché ha inventato qualcosa di molto particolare in Italia, ovvero un centro di ricerca formato solo da trentenni e da quarantenni che fa ricerca senza un euro di soldi pubblici. Ecco, questo è un tipico modello anglosassone che in Italia ancora non esiste e a noi fa piacere raccontare questa piccola grande scossa. Stefano, ci vuoi spiegare come funziona l'Istituto per la Competitività? Ma noi sostanzialmente siamo nel mercato delle idee, delle analisi, insomma, per cui tu hai detto, insomma, il modello anglosassone e noi abbiamo cercato, insomma, di importarlo in Italia. E con una struttura molto giovane e flessibile, come ci siamo, come hai detto tu all'inizio, e facciamo fondamentalmente studi, proposte, e su questo organizziamo eventi, convegni, eccetera. Insomma, quindi cerchiamo di influenzare il dibattito pubblico in Italia e cercando, insomma, di far prendere ai decisori pubblici delle scelte migliori, insomma, di quelle che prendono. E soprattutto senza prendere un euro di soldo pubblico. Questo è molto importante perché si dice che la ricerca in Italia non si fa perché lo Stato non la finanzia. In realtà c'è chi come voi si mette appunto in marcia sul mercato delle idee e ci prova. Però gli inizi sono stati in realtà molto difficili. Ci vuoi raccontare qualche episodio? Ma gli inizi sono stati difficili come tutte le startup. Il primo ufficio per molti di noi è il bar, diciamo, tipicamente. E la cosa divertente è il secondo ufficio, nel nostro caso, che era la mia camera da letto. E non pensate male alla Jobs, Stefano. Al tempo la segretaria, la persona che organizzava gli eventi, era la mia fidanzata di quell'epoca, e quindi, come dire, c'era il computer nella stanza da letto e quindi lei lavorava lì. E poi, ecco, dopo abbiamo cominciato ad avere gli uffici un po' più normali. Bella, bella storia. Da Alcova, tra l'altro, a ufficio non è male come idea. No, però non pensate troppo male. No, ma pensiamo benissimo. Pensiamo normale. Una seria stanza. No, abbiamo capito tutto. Stefano, guarda, fidati, pensiamo benissimo. Esatto, quindi non, sì, era, sì. Non c'è problema. Ecco, 30-40 anni esclusivamente, ma perché? Ne vuoi fare una sorta di bandiera o, come immagino, perché lì ritieni, come Francesco Del Sio, che ci siano le forze, magari da risvegliare talvolta, ma le vere forze per il futuro? Ma credo che avere, insomma, delle persone con cui lavorare, insomma, della tua generazione, o comunque so, di una generazione vicino, permetta di avere una connessione molto più rapida e molto più veloce, e anche c'è anche una voglia, diciamo, di rischiare, di mettersi in gioco, secondo me maggiore, insomma, che in un film, che in quello, insomma, che si può chiamare un think tank come il nostro. Un pensatoio è essenziale, perché senza di quello non si sta sul mercato, dal nostro punto di vista. Stefano, quali sono le aree nelle quali vi muovete, diciamo, più frequentemente? Beh, sono tutte quelle aree dove la competitività dell'Italia, diciamo, ha margini di miglioramento, per non essere quindi troppo un sacco. Pubblico. Bravo, bravo, mi piace. E quindi l'energia, telecomunicazioni, e innovazione, sanità, finanza, insomma, tante altre. Le istituzioni, che sono un pezzo importante della competitività del paese e che sicuramente hanno dei margini di miglioramento molto elevato. Ecco, Fulvio Giusto.
Giusi, a me questa storia, che non è scintillante ma secondo me è molto concreta, piace moltissimo, perché la nostra generazione, sia quella dei trentenni che quella dei quarantenni, è accusata molto spesso di non avere idee, di non provarci, di non rischiare. Sì, di essere pigra e di non aver sviluppato un pensiero, no? Dopo le grandi ideologie dei nostri padri, dopo la rivoluzione del 68. Ecco, in realtà ognuno nel suo piccolo può sviluppare un suo pensiero. Nel caso dell'Istituto per la Competitività sono pensieri di policy, cioè sono aiuti al legislatore, alla politica, per fare politiche buone. Ecco, Stefano, ci vuoi raccontare una proposta, la più recente, la più importante che avete lanciato nel dibattito? Ma di proposte, insomma, ne facciamo tante. Io non parlo, diciamo, del passato, ma mi piace parlare del futuro. E l'11 dicembre avremo un convegno sulla digitalizzazione del paese, e lì verificheremo, diciamo, lo stato di avanzamento in Italia e faremo le proposte concrete per spingere in avanti la digitalizzazione, anche sull'esempio di alcuni paesi europei. Ci sarà il ministro del commercio svedese, che è il primo paese in Europa per digitalizzazione. Sarà importante confrontare l'Italia con le best practice europee, in questo caso, insomma, la certo. Ricordando anche poi, Francesco, questo potrebbe essere il messaggio anticupo di oggi. Per esempio, in questo campo, poco prima della scossa, abbiamo ricordato degli ottimi segnali che, ad esempio, arrivano da una città importante per l'Italia come Milano dal punto di vista del digitale. Stefano, parliamo proprio del campo che hai certo, appena sfiorato, sì. Perché anche mandare il messaggio anticupo serve. Posso azzardarne uno dal mondo dell'economia? Prendo in prestito le parole di Davide Giacalone, che spesso l'ha ricordato. Sapete qual è l'unico paese ad aver battuto nell'area euro e in generale nell'Unione? La Germania, nell'export verso i paesi extra UE in moltissimi settori chiave dell'export. L'Italia. Bravo. L'Italia, ma nel 2011, nel 2012 e anche i dati 2013, non completi ovviamente, ma ormai siamo al 27 di novembre. Questa notizia i media non ve la danno, perché forse, non lo so, sì, è troppo anticupa, fa paura, non lo so. Francesco, a te la conclusione. Eh no, diciamone un'altra, che c'è una fame di Italia nel mondo, del brand Italia, della nostra creatività, del nostro ingegno, non solo delle nostre bellezze, che gli italiani che non hanno mai messo il piede fuori da Ventimiglia non immaginano neanche. Ecco, i nostri ragazzi, i nostri ventenni, i nostri trentenni questo lo sanno, perché un grande vantaggio è di girare il mondo molto più delle generazioni precedenti, e quindi devono assolutamente sfruttare questa straordinaria opportunità, la fame di Italia nel mondo. Grazie a Francesco Del Zio, a te il saluto al tuo ospite. Ringraziamo Stefano da Empoli, gli auguriamo, come dire, di fare danni in senso buono, cioè di rompere, esatto, di rompere questa stagnazione anche dal punto di vista delle politiche che c'è in Italia, e credo sia un bellissimo esempio per tutti. Grazie Stefano. Grazie, ce la metteremo tutta. Grazie. Grazie da parte nostra, complimenti al regista Luigi Tornari, che devo dire è stato preciso, anche con l'audio, ottimo, Francesco. Bravo, bravo Gigi, bravo. Pio. Siamo con te. Ragazzi, ragazzi, sta fuggendo, sì. Gigi Tornari sta fuggendo. Francesco, visto che la campagna anticupismo, occhio, sorpresa in arrivo, perché stiamo rimuginando io e Francesco qualche idea, però attecchisce molto in Twitter. Ci ricordi come contattarti, Francesco? E su Twitter la scossa è ogni giorno, che è l'altro slogan che usiamo sempre, ma è vero. FF Del Zio su Twitter, contattateci, c'è anche Fulvio Giuliani, in realtà c'è anche Giusi su Twitter. Se ci mettete tutte e tre insieme facciamo danni, ma quelli veri. Grazie, ciao Francesco.